Stagione estiva compromessa dal maltempo. Poi c'è anche la voce crisi economica ad accompagnare gli affari mancati per il comparto del turismo in Abruzzo e fuori. A tutto questo va aggiunto anche il nuovo trend delle vacanze low cost. La Federalberghi stila un resoconto del 2014, anche se ancora in corso. Ma quando si parla di alta stagione si parla di agosto e perciò tutto quello che verrà non potrà cambiare di molto le sorti dell'analisi. Secondo Gianmarco Giovannelli, presidente regionale di Federalberghi Abruzzo, l'analisi da porre in essere necessita di alcune nuove voci al capitolo. Prima fra tutte, non esiste un'analisi delle attività ricettive extra alberghiere. Tradotto, se si affitta un appartamento per le vacanze, impossibile sapere quale sia la spesa media del turista, né quanti turisti scelgano quella modalità di vacanza. Ed ecco il primo dato che non permette una strategia turistica valida per il comparto. Secondo dato che mette in difficoltà il comparto alberghiero è quello dei bed and breakfast, cioè tutte quelle attività ricettive che offrono pernottamento e prima colazione a prezzi irrisori e che non sono soggette alla pressione fiscale dei più blasonati alberghi. Queste strutture, secondo le normative vigenti, infatti possono sorgere anche all'interno di vere e proprie abitazioni private che mettono a disposizione camere. Infine gli alberghi. Sono loro, come spiega Giovannelli, ad essere sottoposti alla più pesante pressione fiscale e subire al contempo la concorrenza di chi al contrario non è soggetto a normative dedicate alle aziende ricettive. Spiega il presidente di Federalberghi, nel mese considerato di alta presenza turistica che va dal 15 giugno al 15 luglio, il nostro settore, causa maltempo, ha perso tra il 30 e il 40% del fatturato. Infine, appurato il cambiamento del mercato turistico, a fronte del sorgere di sempre più numerose attività ricettive, quali affittacamere e B&B, sarebbe il caso di pensare a una trasformazione delle strutture alberghiere. Inutile infatti avere alberghi vuoti e decadenti, tanto vale pensare ad una diversa vocazione commerciale.